Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzo una spallinata da 3 grammi in soli 50 centimetri. Questa è una spallinata molto concentrata che io vado ad utilizzare raramente, solo quando le condizioni del mare magari sono davvero pessime, abbiamo del mare parecchio fondato e vogliamo cercare di farti mantenere più ferma possibile l'esca vicino al fondo. Comincio legando il mio nono d'altezza. Prendiamo il nodo. Togliamo l'eccedenza. Dopodiché prendo il primo pallino da mezzo grammo e lo posiziono vicino al mio nodo. Dopodiché prendo un pallino da 1 grammo e lo posiziono a 25 cm. E un secondo pallino da 1 grammo, sempre a 25 cm. Qui ci prendiamo un pezzo di lenza di 20-25 cm per effettuare la nostra asola.
Segniamo il nodo prima di serrarlo. E tagliamo l'eccedenza. Vado ad eseguire la seconda asana. Bagniamo il nodo e lo andiamo a serrare. Tagliamo le eccedenze. E la nostra spallinata è pronta. Come potete vedere, su questa lenza ho deciso di rimanere leggermente spiombato. Questo perché, essendo una lenza che vado a utilizzare quando ho del mare formato e quindi c'è una presenza consistente di onde, in questo modo vado ad evitare, o più che altro a limitare, le false affondate. Spero che questo video vi sia stato utile. Ciao!